Passiamo al signor Antonio Artisunk, che abbiamo in collegamento telefonico, operaio della Vinils di Porto Torres. Buona giornata, signor Artisunk, e benvenuto a Linea Diretta con la Regione. Buona giornata a voi, grazie. Insomma, ormai è un classico, signor Artisunk, insomma, quando pare, ci sia una soluzione per Vinils, tutto si blocca, insomma, per riaccendere l'attenzione sulla vostra vertenza siete saliti ultimamente sulla torcia PVC, insomma. E VCM. VCM, scusi, certo. Sì, esatto. Sì, come tre a quanto pare, anche perché di sicuro non c'è mai nulla, anche perché ogni volta ci sono queste pseudo società di investimento che vorrebbero acquisirci, ma poi la faccia non ce la mette mai nessuno, ce la mettono sempre questi broker finanziari che in teoria potrebbero raccontarti qualsiasi favola, ma poi infatti non si conclude mai nulla. Ecco, in questi giorni, insomma, avete sentito le istituzioni, chi di competenza, ecco, che risposte vi danno? Insomma, perché da anni vengono date delle risposte, prima ultimamente anche i brasiliani, credo, insomma, pare dovessero risolvere la questione, poi non si sono fatti indietro. I brasiliani, come dice lei, sono venuti, hanno fatto delle perizie che ci vorrebbero forse settimane, se non mesi, per farle, le hanno fatte nel giro di un paio d'ore. Non hanno preso in considerazione le perizie fatte invece dai nostri tecnici che lavoravano lì da più di 20 anni, e hanno fatto un preventivo di spesa per fare partire gli impianti che sfiora i 50 milioni di euro, quando noi sappiamo benissimo che forse sfioriamo i 20 milioni di euro, considerando anche che la Regione Sardegna ha messo a disposizione un finanziamento di circa 16 milioni di euro per chiunque voglia prendere la Vinils e avviarla. Quindi è sembrata l'ennesima scusa nel momento fatidico di mettere le firme. Ecco, quindi secondo lei perché la Vinils? Non sappiamo fare nessuna teoria, la verità, anche se qualcuno vuole ipotizzare che qualcuno volesse mettere il bastone fra le ruote, non era più il momento per mettere il bastone fra le ruote, noi un mese fa abbiamo belli che morti, quindi non sappiamo più neanche a cosa pensare a questo punto, non diamo le colpe a nessuno in particolare, a tutti e a nessuno in particolare, forse si è perso soltanto troppo tempo in questi 3 anni. Ecco, ricordiamo ai nostri amici all'ascolto quante famiglie, quante persone ruotano attorno. Abbiamo iniziato che eravamo quasi 150 dipendenti, piano piano siamo scesi a circa 98 dipendenti, tutti con famiglie o comunque con mutui o comunque con spese a carico. Ma anche perché sappiamo che anche con lo non è neanche tanto questo il fatto, perché questo lo possono avere tanti cittadini in questo momento in Italia. Il problema è che qui si sta andando a fermare una produzione industriale che in Italia c'è una richiesta di PVC che sfiora 1 milione di tonnellate, pensi lei che noi malapena riusciamo a produrne sui 250.000 tra noi, Ravenna e Porto Marghera, quindi il mercato non era saturo non solo in Europa ma nemmeno qui in Italia. Ecco, il prossimo passo quale sarà? Avete già in mente qualcosa? Il prossimo passo, siccome non ci sono altre offerte per poter riavviare gli impianti, le uniche offerte sono quelle per la demolizione o comunque per lo smontaggio e installazione in un nuovo luogo. E noi abbiamo chiesto ai commissari e stiamo premendo sul Ministero perché ciò avvenga più presto, non fosse altro perché questi soldi servivano per pagare le nostre mensilità arretrate, siamo già arrivati alla sesta mensilità senza stipendio, eppure gli stipendi futuri che serviranno per svuotare e bonificare questi impianti, perché noi nonostante tutto siamo obbligati a presidiare gli impianti in quanto sono degli impianti a rischio rilevante, ma non ci stanno pagando perché dicono di aver finito le risorse. Quindi continuiamo col presidio della torcia, ma da ieri siamo pure in sciopero e non garantiamo più neanche i presidi di sicurezza minimi, cioè non garantiamo nel senso che non è detto che gli operatori vadano a fare il loro lavoro. Perfetto, io la ringrazio signor Artisunk, naturalmente come linea diretta con la Regione seguiremo sempre da vicino, come abbiamo sempre seguito la vicenda Vinils e soprattutto la vicenda degli operai, di tutte le famiglie, con la speranza insomma che si risolva al più presto questa avvertenza. Grazie. Vabbè, la ringrazio per l'attenzione e a chiunque politico sia in ascolto di questa intervista chiedo di poter premere sul Ministero perché questo incontro per ufficializzare la vendita degli impianti per lo smontaggio avvenga più presto, perché più tardi avviene questo e più noi andiamo avanti senza stipendio e con tutti i problemi che questo può portare alle famiglie. Grazie signor Artisunk. Grazie, arrivederci.